La lotta alle sostanze stupefacenti continua a far venire allo scoperto i coltivatori di marijuana o presunti tali. Dopo l'arresto della scorsa settimana di un uomo di San Mauro Labruca che aveva nei suoi terreni 40 piante di canapa indiana, i carabinieri hanno scoperto a Montesano sulla Marcellana 3.650 grammi di piante di cannabis all'interno di un appartamento di proprietà di una donna di 60 anni. La signora, quando si è vista circondata dai militari, ha tentato di liberarsi della sostanza riuscendo solo in parte nel suo intento. Per lei sono immediatamente scattati gli arresti domiciliari, in attesa di essere sentita dall'autorità giudiziaria di Lagonegro. In questo comune del Vallo di Diano, solo alcuni giorni fa, un ragazzo finì ai domiciliari per lo stesso reato. In quell'operazione i carabinieri rinvenirono 60 piante di cannabis. Sabato scorso il contrasto alla droga ha portato all'arresto di un quarantenne napoletano da tempo residente nel comune di Sapri. L'uomo vagava per via Carducci con atteggiamento sospetto. I carabinieri non hanno esitato a perquisirlo. Aveva 6 grammi di eroina, un quantitativo superiore alla dose consentita, motivo per il quale è stato arrestato. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti.